Il gruppo Leucata ha bloccato la firma dell'accordo con la Regione Molise, una notizia che ha gettato nello sconforto i lavoratori dell'azienda avicola di Monteverde di Boiano. Senatori e deputati del Movimento 5 Stelle, per la prima volta in Regione, hanno dialogato con i cittadini molisani su temi di stretta attualità, ribadendo il proprio secco no a un governo con i partiti tradizionali. In tanti hanno partecipato alla tradizionale manifestazione podistica del capoluogo molisano, giunta alla 40ª edizione, a tagliare il traguardo per primo, in meno di mezz'ora, Ivan Di Mario. Il giudice di pace di Isernia ha accolto il ricorso presentato dagli automobilisti, una vittoria legale che fa gioire tanti autisti ingiustamente sanzionati. Bentrovati con l'informazione di Molise TV. Apriamo il nostro telegiornale con una notizia che ha gettato nello sconforto molti lavoratori dell'azienda avicola di Monteverde di Boiano, perché il gruppo Leucata ha bloccato la firma dell'intesa con la Regione Molise per la GAM, un passo indietro dei siciliani verso un progetto forse troppo rischioso. Sentiamo. L'avvertenza Solagritel sembrava giunta ad una svolta quando il 23 ottobre scorso il gruppo siciliano Leucata aveva definito con il governatore Frattura un preaccordo che tracciava la strada da seguire per l'ingresso del nuovo partner e che prevedeva la costituzione di una new co per l'allevamento ed un'altra per la commercializzazione dei prodotti. Sorrisi e strette di mano che lasciavano ben sperare sul futuro dell'azienda avicola di Monteverde di Boiano, che aveva anche ricominciato a produrre per il gruppo che commercializzava con il marchio Avimec. Poi la doccia fredda giunta inaspettatamente. I Leucata non sarebbero più interessati all'affare, forse troppo rischioso. Il consiglio d'amministrazione del gruppo ha bloccato la firma dell'intesa con la Regione Molise per il rilancio della GAM. Tutto sospeso e in attesa di chiarimenti, anche se l'azienda siciliana non ha ancora ufficialmente ritirato la propria manifestazione di interesse. Una notizia che ha gettato nello sconforto i lavoratori della GAM, che avevano sperato in un imminente rilancio dell'azienda avicola e conseguentemente in una svolta positiva per il proprio futuro occupazionale. I sindacati aspettano una comunicazione ufficiale, ma a quanto pare il gruppo Leucata si sarebbe già defilato e così la GAM di Boiano è di nuovo in cerca di un nuovo affittuario. Solo due giorni fa è stata firmata la nuova cassa integrazione per 280 lavoratori, con il passaggio dell'inquadramento contrattuale da agricolo a industriale. Altre 300 unità a tempo determinato invece sono totalmente fuori dall'azienda e, ciò che è ancora più grave, fuori da qualsiasi protezione sociale e previdenziale. Un problema drammatico dunque per molte famiglie, intorno al quale è stata promossa una manifestazione coordinata da Massimo Romano, mentre l'assessorato al lavoro, su sollecitazione dei sindacati, avvierà verifiche per individuare percorsi che possano portare a qualche forma di sostegno. Dalla gamma l'ITR di Pettoranello si conclude con un nulla di fatto il tavolo tecnico presso il Ministero, che ha rivelato una profonda spaccatura tra vertici aziendali e vertici regionali. Lacunose le risposte in merito agli argomenti spinosi, tra cui la ripresa produttiva dell'azienda tessile di Pettoranello del Molise. Intanto l'assessore regionale Massimiliano Scarabeo ha chiesto la disponibilità al Governo di inserire il Molise tra le aree di crisi per attingere a eventuali finanziamenti destinati ai settori economici in difficoltà. Basta governicchi, questo il monito lanciato dai grillini in occasione dell'incontro con una delegazione parlamentare del Movimento 5 Stelle, finalizzato al dialogo diretto con i cittadini su temi di stretta attualità. Sentiamo. Tenuta casual, non ingessata, per i 7 parlamentari del Movimento 5 Stelle, giunti ieri per la prima volta in Molise per raccontare senza filtri ciò che succede nella capitale. Senatori e deputati pentastellati, sotto la guida dei consiglieri regionali Manzo e Federico, hanno fatto tappa prima al gazebo allestito in corso Vittorio Emanuele a Campobasso, poi all'auditorium del liceo classico Mario Pagano, dove sono stati accolti da un vero e proprio bagno di folla. Bisogna restituire la sovranità al popolo, hanno tuonato i grillini, che manifestano fermamente la volontà di scardinare un sistema partitico ormai consolidato. Nelle stesse ore in cui il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo si scagliava contro il PDL e il PD-L, i 7 parlamentari hanno ribadito che la politica non può essere cosa da pochi, altrimenti quei pochi fregano i tanti. La distanza con il Partito Democratico è abissale, i pentastellati chiedono a gran voce le elezioni anticipate.
Tra i temi affrontati anche il reddito di cittadinanza, proposto dal senatore Nicola Morra, contestato dal vice ministro dell'economia Stefano Fassino perché mancano le risorse finanziarie per attuarlo. Questi signori, ha tuonato Morra, hanno deciso di fare spese folli in altri ambiti come quello militare. Senato e Camera vengono a costare 1,5 miliardi di euro, un parlamentare costa 1 milione di euro l'anno. Questi, dal nostro punto di vista, sono costi inaccettabili. Il dibattito con i cittadini ha toccato poi temi di stretta attualità, come l'allarme rifiuti tossici in Molise, le elezioni europee, i costi della politica. Un incontro partecipato che ha messo in luce il bisogno di informazione senza filtri da parte dei cittadini. Si è detto pronto a restituire anche le somme finora percepite il consigliere regionale di progetto Molise Nico Eugenio Romagnuolo, che ieri ha formalizzato la propria rinuncia alla cosiddetta indennità dei portaborse. La mia decisione, ha commentato Romagnuolo, si inserisce nell'ambito di un percorso di coerenza in cui in tempi non sospetti avevo proposto di cancellare questo beneficio. Credo solo che un atto come questo possa confermare la volontà di andare contro a un piano di riduzione dei costi della politica in un periodo di crisi, ha così concluso il consigliere Romagnuolo. Con 34 voti su 39, Antonio Rago ha conquistato la segreteria provinciale di Isernia dell'Italia dei Valori. Eletto con l'87% dei voti degli iscritti dell'Assemblea Congressuale, Rago è stato protagonista di una vera e propria elezione bulgara ai danni dello sfidante Daniele Petrecca, segretario cittadino uscente, che si è fermato a sole 4 preferenze. Sostenuto dal gruppo storico isernino che fa capo all'ex consigliere regionale Cosmo Tedeschi, Petrecca al momento del voto ha ritirato la propria candidatura alla segreteria provinciale. Un grande risultato, ha commentato Di Pietro Junior, che dà la misura della forza di un partito coeso. Ha vinto infatti la linea sostenuta da me, dall'assessore Pierpaolo Nagni e dal capogruppo dell'Italia dei Valori della regione Carmelo Parpiglia. Ripartiamo con una classe dirigente unita, ha poi concluso il segretario regionale dell'Italia dei Valori. Circa 6.000 i partecipanti alla 40ª edizione della Su e Giù di Campobasso, la manifestazione podistica non competitiva organizzata dal gruppo sportivo Virtus. A tagliare per primo il traguardo di Piazza Municipio, Ivan Di Mario, secondo classificato Leo Paglione. In meno di mezz'ora i due hanno coperto i 7 chilometri del percorso. La prima podista in rosa è invece Laura Palladino. Vediamo. La 40ª edizione della Su e Giù è stato un grande successo, come da anni ormai. Una vera e propria festa dello sport che inebria le strade di Campobasso una volta l'anno. Tanti partecipanti, circa 6.000 tra famiglie, giovani, donne e anche qualche signore avanti con gli anni, ma che ama tenersi in forma. Li abbiamo intervistati prima della partenza. La 40ª edizione della Su e Giù, quante ne ha fatte? Ma io credo di averne fatte una decina nel corso di questi anni, è una bella esperienza. E oggi una bellissima giornata, qual è il suo obiettivo del percorso? Ma io spero di arrivare nei primi 100. Quanti siete a partecipare? 4, 2 bimbe e mio marito. Ho capito, è la prima edizione che fate? Penso di no. No, saranno 5-6 anni. Ma voi siete di Campobasso? Sì. Quindi fedelissimi alla Su e Giù? Fedelissimi, l'unica iniziativa sportiva, quindi ci teniamo. Cosa ci fa un ciclista ad una maratona? Aspetto la partenza della maratona perché è la cosa più bella che c'è e dopo mi vado a fare la pedalata. Una gara difficile con un percorso pieno di insidie che quest'anno ha visto vincitore un abitué della manifestazione, Ivan Di Mario. Siamo con il vincitore della Su e Giù 40ª edizione, Ivan Di Mario. Se l'aspettava questo risultato? Beh, sinceramente volevo vincere, però la gara poi è venuta dura perché c'erano diversi ragazzi giovani che volevano vincere, soprattutto la società organizzante della Virtus. C'era Leo Paglione che oggi ha fatto una gara, secondo me, ottima, che siamo partiti forte e solo verso il 6° chilometro ho leggermente allungato perché c'era la parte finale in salita e per fortuna si è staccato perché altrimenti me la sarei dovuta giocare in volata. Comunque sono contento perché ci tenevo a vincere questa 40ª edizione. Per me è andata bene, però faccio i complimenti ai miei avversari che comunque sono stati ostici, li ringrazio. Tra le donne c'è stata la riconferma della fortissima Laura Palladino. Oggi una gara difficile per te, come si è svolta, come è andata? Beh,
La Suegiù è una gara sì difficile proprio perché dal suo nome è fatta di sali, scendi, curve. Il momento culminante è la Città Vecchia, che è la parte finale, quella più suggestiva ma è la più dura perché ci sono salite, discese, curve a gomito ed anche scale. Però sapevamo insomma come gestire le forze, sono partita abbastanza bene, ho tenuto il ritmo, alla fine ho cercato di incrementare. 40ª edizione qui a Campobasso per la Suegiù, una festa dello sport. È così, così noi la interpretiamo e la definizione forse è più bella da sentire per noi che la organizziamo. Una festa, è quello lo spirito e l'obiettivo, una festa. Insomma, una bellissima giornata di sport e una manifestazione ben riuscita, frutto di una sapiente organizzazione, come confermato da Leo Leone. Non è un segreto, è una strategia che viene adottata all'interno di un certo sport, uno sport che non fa solo avvenimento spettacolare, occasionale, ma uno sport che prosegue e cammina lungo il percorso della vita, perché la vita può essere anche intesa come una forma di sport. Perché lo sport non è l'evento, ma è la continuità del lavoro in cui si acquistano esperienze, in cui si osservano delle regole e in cui si socializza molto. Ecco perché la Suegiù è arrivata alla 40ª edizione. Bene, cambiamo argomento, nuovi risvolti sulla questione autovelox di Macchia di Isernia, annullati i verbali relativi al rivelatore di velocità sulla statale 87, una vittoria legale che fa gioire numerosi automobilisti ingiustamente sanzionati. L'autovelox infatti è piazzato sul lato opposto rispetto all'autorizzazione dell'ANAS. In merito alla vicenda era stata presentata un'interrogazione parlamentare al Ministero dell'Interno per avviare un'ispezione presso la prefettura di Isernia. Sentiamo Livia Garofalo. L'autovelox di Macchia di Isernia, installato sulla strada statale 85 Venafrana, è sempre nell'occhio della Fiadel, che unitamente all'Associazione Caponnetto e al Partito Comunista dei Lavoratori hanno inteso promuovere attraverso alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle un'interrogazione al Ministero dell'Interno. Un'interrogazione tesa a conoscere quali provvedimenti siano stati assunti dalla prefettura di Isernia in merito alle numerose segnalazioni di non legittimità dell'autovelox di Macchia di Isernia. Hanno chiesto pertanto un'ispezione presso la prefettura di Isernia. C'è un autovelox che lo abbiamo detto 100.000 volte, che non è regolare, non voglio dire che è abusivo, non è regolare, la segnaletica non è regolare e il prefetto o chi di competenza non interviene per farlo rimuovere e i cittadini vengono contravvenzionati. E si badi bene, sono 181 euro a contravvenzione e quindi noi a tutela dei cittadini che vengono contravvenzionati con uno strumento che non è regolare, non è legittimo, interveniamo a favore dei cittadini e ci dobbiamo rivolgere alle istituzioni. Purtroppo le istituzioni non intervengono. Nessun riscontro anche da parte del sindaco di Macchia di Isernia, Nicolina Del Bianco. Sindaco di Macchia di Isernia, secondo me, non interviene perché dalla sua parte ha l'ANAS che gli ha certificato che sta tutto a posto. Noi abbiamo accertato che non sta niente a posto. Allora, il prefetto, che è super partes e che ha il compito di vigilare, di monitorare, di ristabilire in questo caso la regolarità della strumentazione, deve verificare e ci deve far sapere se è regolare o meno. E adesso andremo in fondo, perché questo prefetto di Isernia deve dire la sua, deve fare il suo dovere, che secondo noi non lo sta facendo. Affrontiamo ora la questione randagismo. Prosegue il confronto avviato tra Regione, Comuni, ASREM e associazioni per la protezione degli animali che ha permesso di individuare un percorso condiviso per mettere in attuazione il piano triennale per la prevenzione del randagismo 2013-2015. A tal proposito l'assessore regionale Michele Petraroi ha sollecitato le associazioni a formalizzare le istanze per l'integrazione del piano triennale con la previsione di una campagna diffusa di sterilizzazione e il ricorso ai microcanili. Il presidente della Camera di Commercio di Isernia, Pasqualino Piersimoni, ha evidenziato quali saranno gli obiettivi e i metodi per promuovere l'operato delle imprese presenti sul territorio e quale sarà il futuro dei giovani imprenditori. Sentiamo.
A poco più di due mesi dalla sua elezione, il neopresidente della Camera di Commercio di Isernia, Pasqualino Bersimoni, si è pronunciato su quello che, nel prossimo futuro, lui stesso si porrà come obiettivo principale, il rilancio delle imprese presenti sul territorio, sottolineando il particolare momento di crisi in cui attraversa l'economia. Occorre dare sostegno a queste ultime per avere una ripresa economica al più presto. Infatti Bersimoni ascolterà le proposte che avanzeranno tutti gli imprenditori. Una crescita come punto di riferimento importante per dar voce alle aziende. Questo è il meccanismo per far sì che l'economia si sviluppi e funzioni attraverso una buona dose di fiducia e di risorse, oltre che a quelle del credito, indispensabili per dare operatività alle piccole e medie imprese. L'ente camerale da sempre ha cercato di ampliare le reti di servizi per le imprese e in quanto rappresentante degli interessi locali può svolgere una serie di attività di supporto agli imprenditori, come ad esempio servizi di informazione, aggiornamento, assistenza e promozione. Inoltre si intende promuovere e sostenere i livelli occupazionali e percorsi di inserimento lavorativo, ma soprattutto incentivare le imprese di nuova costituzione. Noi stiamo facendo molto per questo, anche se è poco tempo che sono presidente, però insieme alla Giunta e al Consiglio della Camera stiamo lavorando molto, soprattutto con la Task Force Giovani. Infatti ad oggi abbiamo circa 26 progetti di nuovi imprenditori e soprattutto giovani che stanno avviando nuove imprese nel nostro territorio. In più offriamo praticamente tutto il pacchetto di servizi che le 105 Camere di Commercio italiane più 55 aziende speciali possono offrire, e non solo a quelli che sono nei loro territori, ma anche a noi che siamo in un territorio così piccolo e così poco sviluppato dal punto di vista imprenditoriale. Ci spostiamo ora a Termoli, dove è stata inaugurata, dopo un lungo iter travagliato, la piscina comunale. Non sono mancate polemiche per quanto riguarda la gestione dell'impianto sportivo con il comitato genitori della Termoli Nuoto sul piede di guerra nei confronti dell'amministrazione comunale. Vediamo. Dopo un anno di attesa, finalmente la piscina di Termoli riapre i battenti e sarà gestita dall'Idrosport H2O. Proprio su tale punto in questi mesi si sono accese diverse polemiche con il comitato genitori della Termoli Nuoto in disaccordo con le decisioni prese dall'amministrazione comunale. Difatti per il comitato una struttura pubblica non può essere gestita come un immobile finalizzato al solo uso privatistico. Una Termoli quindi divisa in due ad appena una distanza di pochi metri, con lo sguardo beffato di chi immaginava di non uscire mai dalla piscina intitolata a Vittorio Sciarretta e chi brindava alla nuova era. Queste le parole di Antonio Di Brino dopo l'inaugurazione. Finalmente dopo 14 mesi, finalmente l'avverbio che mi viene, abbiamo riconsegnato alla città una piscina degna di questo nome, con un tetto in condizioni perfette, senza Ethernet, quindi senza amianto all'interno. Devo ringraziare l'H2O Idrosport, la struttura, il gruppo di maggioranza per avermi dato il coraggio di andare avanti su questa iniziativa. Sono assolutamente contento, oggi è un giorno per me felice perché con una punta di orgoglio ma anche con grande soddisfazione devo dire che abbiamo superato ostacoli insormontabili, ricorsi al TAR, ricorsi al Consiglio di Stato, difficoltà economiche e finanziarie da parte delle società che hanno preso la gestione di questa piscina e che ce l'hanno riconsegnata in questo modo, una piscina nuova, una piscina sicura, fruibile. Io sono assolutamente soddisfatto. Termoli non poteva continuare ad avere una struttura che noi abbiamo ereditato e che abbiamo voluto sostituire e modificare. Questo è un altro tassello per rendere la nostra città migliore. Ne sono orgoglioso, ne sono soddisfatto. Dunque l'ennesima opera pubblica consegnata dall'amministrazione di Brino alla città di Termoli, ma questa volta con numerosi strascichi polemici. In previsione del sensibile peggioramento delle condizioni meteo annunciato per le prossime ore, per i prossimi giorni, il sindaco di Termoli Antonio Di Brino e l'assessore alla protezione civile Vincenzo Sabella hanno allertato la struttura comunale predisponendo ogni precauzione utile ad affrontare eventuali situazioni di difficoltà che si dovessero verificare sul territorio termolese. Già dal pomeriggio di domani infatti sono previsti venti particolarmente sostenuti, mareggiate lungo la costa e piogge intense.
Un reportage fotografico per affrontare il dramma di civili e militari colpiti da tumori dopo esposizioni prolungate in ambienti contaminati da uranio impoverito. Questo è lo scopo della mostra promossa dall'associazione ambientalista Fare Verde. Vediamo. È stata allestita nell'androne della provincia di Campobasso la mostra fotografica Fuoco Amico, Ritorno dai Balcani. L'evento, promosso dall'associazione ambientalista Fare Verde e patrocinato dall'ente di Via Roma, affronta il dramma di civili e militari colpiti da patologie tumorali a seguito di inconsapevoli esposizioni prolungate in ambienti contaminati da uranio impoverito. Sì, l'idea nasce dal collettivo fotografico Terra Project, appunto questi fotografi di guerra, insomma, che hanno documentato in particolare nei Balcani i danni derivanti dall'utilizzo di, nella fattispecie, di uranio impoverito, questa terribile sostanza utilizzata in campo bellico che oltre ai danni del momento ne crea tanti, tantissimi, soprattutto nel futuro, nei secoli a venire, perché parliamo di materiale radioattivo con tempi di decadimenti veramente nell'ordine dei millenni. Un reportage che vuole dunque far luce sulle trasformazioni dell'ambiente durante le guerre, come ha spiegato il reporter di guerra del capoluogo Roberto Colella. Diciamo, dalla seconda guerra mondiale in poi l'uomo è in grado di possedere e modificare l'ambiente, nel senso che anche le guerre possono durare meno, di più, a seconda anche di come si interferisce proprio sugli agenti atmosferici, ma soprattutto di come modificando l'ambiente, ecco, l'uomo, o il meglio l'esercito oggi in grado di possedere l'ambiente, può anche vincere una guerra. A livello poi di tecnologie utilizzate si parla, ecco, in questo caso soprattutto di uranio impoverito, che è in grado di liberare delle nanoparticelle che, se respirate, ecco, provocano danni seri alla salute. Se si pensa a tutti, anche a diversi soldati italiani che sono rientrati dai Balcani o dall'Iraq e hanno riscontrato poi dei tumori, linfoma di Hodgkin, eccetera. Il problema è che la commissione Mandelli, che venne poi istituita, ha riconosciuto soltanto per alcuni un'indennità, per altri invece non ha visto un nesso di causalità. Insomma, un'iniziativa volta a sensibilizzare sul fenomeno non solo le giovani generazioni, come ha ricordato il numero uno di Palazzo Magno, De Matteis. Io non dico non solo ai più giovani, ma anche a noi adulti, insomma, che tante cose spesso non le sappiamo e quindi viviamo in un momento in cui abbiamo dei territori inquinati e gli effetti devastanti che sono stati quelli della guerra. Quindi io penso che siano iniziative veramente lodevoli e ce ne dovrebbero essere ancora di più. Si terrà martedì 12 novembre alle ore 18:30 nella sala conferenze della Biblioteca Provinciale Albino di Campobasso l'incontro con lo scrittore Gianfranco Calligaric, sceneggiatore di successo per la RAI, nonché autore di due romanzi. Per il pubblico di Ti racconto un libro, il laboratorio permanente di lettura ideato e organizzato dall'Unione Lettori Italiani e sostenuto dalla provincia di Campobasso e dalla Fondazione Molise Cultura, lo scrittore presenterà Principessa, un noir ambientato a Milano. Visita guidata al frantoio Ortuso di Campobasso per i bambini della scuola materna Sacro Cuore del capoluogo, un'iniziativa che rientra in un progetto promosso per conoscere meglio la natura. Vediamo. La natura nostra amica, questo il tema del progetto promosso dalla scuola materna del Sacro Cuore di Campobasso, che ha visto i bambini delle sezioni A e B cimentarsi in un percorso a stretto contatto con l'ambiente e con tutte le attività ad esso connesse. I piccoli scolari, infatti, dopo aver raccolto le olive dagli alberi presenti nel giardino della scuola, si sono recati presso il frantoio Ortuso del capoluogo, dove hanno potuto seguire tutte le fasi della molitura dell'olio. Dunque, dopo essere divenuti protagonisti della raccolta delle olive tipica del mese di novembre, accompagnati dai propri genitori, hanno assistito con attenzione, passo dopo passo, alle varie fasi di trasformazione delle olive. Una visita guidata, quella effettuata al frantoio, con tanto di gadget ricordo, una piccola bottiglietta di olio. L'attività, che rientra nell'ambito dell'iniziativa Non è solo un'oliva, all'interno dello stesso progetto sulla natura, non sarà l'unica nella quale i piccoli allievi della scuola si dovranno cimentare. Tra qualche tempo, infatti, come hanno spiegato le maestre Anna Paola e Rosanna, sempre nel giardino della scuola i più piccoli potranno coltivare l'alloro per seguirne la crescita, così come potranno sperimentare la mietitura del grano.
E con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio ora alle previsioni del tempo, arrivederci. Il meteo è offerto da... Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campobasso, in via Campania 215. Previsioni del tempo per lunedì 11 novembre. La profonda circolazione di bassa pressione staziona sul basso Tirreno, rinnovando condizioni di tempo instabile. Mal tempo sul Molise, con ritorno della neve a partire dai 1400-1500 metri. Venti tesi a rotazione ciclonica con mari mossi o molto mossi, anche agitati al largo. Temperature in sensibile diminuzione, freddo in montagna. Passiamo ora alle temperature. Campobasso minima 7, massima 9 gradi. Isernia minima 10, massima 12 gradi. Termoli minima 14, massima 15 gradi. Il meteo è stato offerto da... Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campobasso, in via Campania 215.